Radio Radicale, siamo con Maria Chiara Gadda di Italia Viva per parlare con lei della mozione del Partito Radicale sulle carceri. Allora, lei ha letto attentamente la mozione, volevo chiederle qual è il suo giudizio, se la condivide tutta e quali aspetti ritiene, sia giusto mettere in evidenza. La mozione del Partito Radicale è una delle voci, delle pochissime voci che si aggiungono a quella di Italia Viva in aula, in Parlamento, sulla situazione drammatica nelle carceri. Quello che è scritto nella mozione non è soltanto condivisibile, ma è la realtà dei fatti. Noi peraltro come gruppo di Italia Viva abbiamo presentato nel 2022, quindi ben prima che scoppiasse questa emergenza, insomma mai vista negli ultimi anni nel nostro paese, che è legata ai suicidi, ma che sono soltanto la punta di un iceberg rispetto a una situazione delle carceri italiane, quindi delle strutture che sono appunto gestite dallo Stato, dove le persone detenute sono date in custodia allo Stato, versano in condizioni terribili e queste condizioni terribili poi hanno anche un riflesso anche sul personale che lavora all'interno delle strutture, a cui viene demandata la gestione di situazioni dalle più svariate, perché anche qui i suicidi, gli atti di autolesionismo, i suicidi stanno raggiungendo, io faccio fatica anche a dare un numero perché ogni giorno si rischia di essere smentiti, stiamo raggiungendo un tetto in pochi mesi di 60 suicidi di detenuti, di agenti di polizia penitenziaria, oltre 800 sono i casi di autolesionismo, di tentato suicidio. Quindi cosa vogliamo fare? Cosa vuole aspettare ancora il governo? Personalmente ho fatto anche diverse interrogazioni al ministro Nordio insieme al collega Roberto Giachetti. Abbiamo presentato, ripeto, nel 2022 una proposta di legge che mette sul tavolo una situazione per dare un po' di sollievo rispetto a una situazione di sovraffollamento nelle carceri che porta a situazioni di estrema emergenza. La liberazione anticipata è una proposta. La prossima settimana, il 23 di luglio, ritornerà in aula. La maggioranza e il governo devono dire sì o no, perché il decreto appena varato dal ministro Nordio non risolve minimamente la situazione. E poi vorrei chiedere, il garante nazionale dei detenuti è il garante dei detenuti o il garante del governo? Perché questa situazione, con carceri che sono piene di persone che vivono la situazione di dipendenze, tossicodipendenze, il problema della salute mentale, ci sono dei casi psichiatrici che determinano poi anche all'interno della quotidianità delle carceri delle situazioni ingestibili, in celle sovraffollate e in questo momento tutti noi stiamo vivendo la calura estiva. Proviamo ad immaginare come questa calura abbia un impatto all'interno di strutture che sono vetuste, malsane, con il sovraffollamento. Poche ore fa il ministro Nordio è riuscito a contraddirsi 3 volte, verrà nominato un commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria. Non abbiamo ben capito che cosa succederà, perché il ministro ha detto che saranno fatti degli interventi Medio periodo urgenti, nel. il medio periodo, il lungo periodo, ecco, sono dei termini che confliggono tra di loro. Certo. Quindi noi questa soluzione sulla liberazione anticipata l'abbiamo messa sul tavolo, peraltro non creando un fatto nuovo. Già oggi, ogni 6 mesi, il detenuto che collabora, che è inserito in un processo appunto di collaborazione anche con la struttura carceraria, può beneficiare di 45 giorni ogni semestre di sconto di pena. Noi lo portiamo a 60. Quindi che cosa vogliamo fare? Quali sono le altre soluzioni? Perché se il governo dovesse continuare a non fare nulla, Roberto Giachetti insieme a Rita Bernardini, la presidente di Nessuno Tocchi Caino, hanno già annunciato che denunceranno lo Stato per inadempienza, perché chi cagiona questa situazione è connivente di quello che sta succedendo. È d'accordo nell'informare i detenuti della norma del DDL Sicurezza che diciamo, punisce fino a 8 anni le proteste non violente?
Diciamo che in alcuni casi è un po' difficile informare i detenuti, perché ci sono delle carceri dove non c'è neanche il televisore, quindi quelle poche ore di sollievo e anche di pensiero diverso rispetto alla vita carceraria non è neanche possibile in tante situazioni. Beh, i detenuti sono dei cittadini che vanno informati sulle scelte, poi sicuramente dal punto di vista politico non posso che commentare negativamente questa scelta del governo, perché se si arriva a sanzionare anche con pene che arrivano ad 8 anni le proteste non violente, che cosa significa? Che il governo preferisce la violenza, preferisce le sommosse, preferisce mettere a repentaglio la vita anche dei lavoratori e della polizia penitenziaria? Insomma, sono dei quesiti a cui prima o poi qualcuno dovrà rispondere prima che succeda qualcosa di ancora più grave. Poi, se non bastano i suicidi, che cosa deve servire per intervenire? Bene, io la ringrazio molto della sua disponibilità, grazie a Maria Chiara Gadda di Italia Viva, che ci ha spiegato le sue valutazioni sulla mozione del Partito Radicale sulle carceri e sulla drammatica situazione che si vive all'interno delle mura penitenziarie. Grazie. Grazie, e chiedo anche di sostenere la proposta di legge Giachetti sulla liberazione anticipata di Italia Viva, perché insomma chi condivide queste iniziative io credo che debba anche iniziare a far sentire la sua voce. Parlare di carcere non è popolare, non porta consenso, ma lo stato di salute di una democrazia si vede anche dallo stato in cui vengono detenute le persone. Grazie Maria Chiara Gadda.